Un'opera realizzata da un maiale è stata venduta per 27.000 dollari. Picasso è una scrofa pittrice che è diventata famosa per le sue capacità singolari. Il suo dipinto, Wild and Free, è stato venduto per 27.000 dollari e così facendo ha battuto il record della scimmia Kongo. Infatti Kongo nel 2005 aveva venduto una serie di tre dipinti per 25.000 dollari, che comunque stiamo lì. Ma come fa Picasso a dipingere? L'artista sudafricano Johan Lefson ha usato il metodo di apprendimento chiamato rinforzo positivo, quello dei cani per capirci. Ad una determinata azione dell'animale si associa un premio in cibo. Così lei seleziona i colori e Picasso addenta il pennello e colora la tela. Sul loro sito ci sono molte opere in vendita tra i 2 e i 5.000 euro e ovviamente ci sono anche gli NFT. Nel 2019 ha persino disegnato un orologio Swatch in edizione limitata. Tutti i proventi delle loro opere sono devoluti alla loro non profit, la Farm Sanctuary SA, che è anche casa loro ovviamente. La non profit ha come mission l'evidenziare gli effetti dannosi degli allevamenti intensivi nei confronti degli animali e dell'ambiente. Compreresti mai l'opera di un animale?